Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua dal vostro M, siamo tornati con un nuovissimo video e oggi andremo a parlare di gadget per la vostra streaming. Sì, perché come vedete dopo un po' che vi appassionate a questo mondo iniziate a comprare delle cazzate tipo queste. Perciò se oggi volete sapere cosa comprare per le vostre live, ecco questo è il video che fa per voi. Come saprete ogni tanto faccio uscire un video per farvi spendere due soldi. A parte gli scherzi, se volete acquistare i prodotti che vedrete in questo video ve li lascio tutti quanti qui sotto in descrizione. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di lasciare un like a questo video e fatemi capire se volete una serie di video dove andiamo a parlare di gadget per la streaming. Mi baserò come sempre sulla quantità di like. Vi ricordo inoltre che mi trovate in live su Twitch e Facebook Gaming e qui sotto in descrizione trovate il nostro canale Telegram pieno di offerte per gamer e streamer. E trovate anche il nostro sito internet Improve Your Stream con tantissimi servizi in ambito streaming. Ci vediamo subito dopo l'intro, buona visione. Come sempre questo video è offerto dai nostri amici di Oned che sono andati a creare le emote animate. Cosa c'è di meglio delle emote di Twitch? Sicuramente le emote animate di Twitch. Tieniti pronto perché Oned ha tirato fuori una perla fantastica, ovvero le nuove emote per i vostri iscritti animate. Questi vivaci compagni conquisteranno il cuore dei tuoi spettatori in un batter d'occhio. Oned TV è il più grande store per streamer al mondo, con più di 1000 emote aggiungibili immediatamente nel tuo canale Twitch. Cosa stai aspettando? Aggiungi subito 8 emote animate e statiche al tuo profilo. E non dimenticarti di utilizzare il codice streaming per avere subito il 50% di sconto. Iniziamo subito dalla time box, uno degli oggetti che mi è stato nella storia della mia live streaming più chiesto in assoluto. M, che cos'è quell'affare con il simbolino di Twitch là dietro? Allora, l'oggetto in questione è proprio questo qui. Ai tempi quando lo acquistai io costava veramente molto meno, intorno ai 50, adesso costa 79€ e tra l'altro non è neanche disponibile, ma sicuramente tornerà disponibile presto. Che cos'è questo time box? Fondamentalmente è un cubettino dove all'interno, attraverso la propria applicazione, possiamo andare a inserire delle immagini in formato pixelato. Le immagini le possiamo creare noi, le possiamo prendere di default, possono essere animate o statiche. L'effetto è veramente strafigo perché è uno degli oggetti più belli che abbia mai comprato. Ce n'è di diverse dimensioni, io ho comprato quello piccolino perché dovevo metterlo sotto al monitor del mio computer. Però ce ne sono di diverse dimensioni. Ovviamente hanno anche prezzi diversi, ad esempio questo qui costa 118€, però è veramente una padella, è un 32x32. Mentre invece questo qui è un 12x12, quindi è veramente molto più piccolo. Ad ogni modo, attraverso la propria app possiamo andare ad inserire dei loghi, ad esempio quello di Twitch, quello di YouTube, quello di Facebook Gaming. Come vedete io sono andato a inserirne diversi e l'effetto è davvero molto figo. Secondo me questo è uno dei gadget veramente più belli in assoluto nell'ambito streaming. Poi abbiamo la Metric Time. La Metric Time è una sveglia che hanno praticamente quasi tutti i content creator perché è davvero bellissima. Non è ovviamente solo una sveglia, ma è un counter per i nostri social. All'interno possiamo andare a mettere tutti i tipi di social, YouTube, TikTok, Facebook, quello che volete. Somiglia un pochino al time box, solo che la differenza è che qui possiamo connettere i nostri account direttamente e questa sveglia andrà a fare il counter, quindi potrà interfacciarsi con i nostri social e tirare giù direttamente in tempo reale i follower. In tempo reale, tra virgolette, non è istantaneo lo switch, quindi quando aumenteremo di follower non si vedrà subito, ma si vedrà poco dopo. La Metric Time l'ho presa diverso tempo fa, sempre intorno ai 220€, quindi il prezzo è abbastanza stabile, difficilmente la troverete a meno di 200€, però a volte c'è andata. Infatti se guardiamo il nostro amico Ipavox possiamo vedere che in alcuni casi è scesa anche a 198€, però meno di 198€ non è mai stata. Quindi insomma è un oggettino abbastanza costoso, ma dall'impatto davvero accattivante. Ovviamente tra i gadget non potevo non mettere i Nanoleaf, che ho comprato come vedete tre volte. I Nanoleaf oramai sono diventati un must per tutti quanti gli streamer e i content creator. Hanno un effetto scenico pazzesco perché davvero illuminano l'ambiente ma non vanno a rovinare, non vanno a bruciare. Cioè questi pannelli hanno davvero, durante le riprese oppure in cam, un effetto unico. Ho provato diverse luci tipo Nanoleaf, una volta comprai ad esempio una cinesata esagonale, ma la luce nella cam non è la stessa cosa. Non flickeravano neanche quelle, ma era una luce abbastanza spenta, non era bella da vedere. Invece i Nanoleaf in cam hanno un effetto davvero unico. Non flickerano mai, quindi questo è importante perché non abbiamo quell'effetto ondulatorio che magari hanno le luci di scarsa qualità. Perciò
anche se hanno un costo decisamente elevato, perché comunque non sono un prodotto economico, però a livello di scena sono sicuramente uno dei gadget più belli in assoluto. Poi abbiamo tutti i gadget della serie Paladone, dovrebbe essere questa la pronuncia, non credo sia Paladuan. Ora mi sono venuti in mente i Padawan di Star Wars, ok? Comunque sia, questi gadget qui sono fatti benissimo, perché questa marca lavora davvero da Dio. Ne ho diversi in casa. Vi ho messo questa qui perché è una delle più vendute, ma non c'è solo questa, anzi. Troviamo questa qui, la Game Over, che è stravenduta, praticamente ce l'ha tutta Twitch Italia. Una cosa che apprezzo davvero tanto di queste luci è che qualitativamente all'interno delle nostre scene streaming sono bellissime da vedere e costano veramente poco. Come vedete rispetto in Anolif, un altro mondo. Poi durante i Black Friday o anche durante le vacanze di Natale era scesa ancora più di prezzo, quindi da 28 euro era scesa anche a 19 euro, quindi un prezzo ridicolo. Qui l'unico problema su questo gadget è l'imbarazzo della scelta, ce ne sono davvero tantissime di luci. Come ultimo gadget andiamo a prendere le strisce LED. Le strisce LED fanno parte praticamente di quasi tutti gli studi streaming di ogni streamer in Italia, e se non li avete ancora comprati, fidatevi, comprateli, perché sono controllabili tutti dall'applicazione. Potete colorare le scene come vi pare, sono comodissimi, e se ne avete più di uno sono tutti controllabili dalla stessa app. Non solo, potete controllarli anche da Alexa, perciò con un comando vocale potrete accendere tutte quante le luci in un colpo solo. Questa qui è l'app Goovy che controlla le luci che vedete qui dietro, quelle lì dietro la televisione, e con un clic io posso andare a cambiare colore. Come vedete ora sono diventate arancioni, posso farle viola, bianche, tutto controllabile da questa applicazione. Potete anche inserire un timer, quindi potete far sì che si accendano da soli e ovviamente spegnerle. Se torniamo indietro vedete che queste qui sono tutte le strisce LED presenti nel mio studio e posso controllarle tutte quante da di qua. Davvero comodo. Quindi direi che anche questo qui è un gadget irrinunciabile all'interno delle vostre live. Bene ragazzi, oggi siamo andati a vedere alcuni gadget che potreste inserire all'interno delle vostre live. Mi raccomando, se volete altri video di questo tipo fatemelo capire lasciando dei like, magari andiamo a vedere anche che oggetto è quello là che si muove con la mia voce. Vi lascio direttamente i link qui sotto in descrizione per acquistare i prodotti che avete visto in questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e di venirmi a trovare in live su Twitch e su Facebook Gaming. Oltre a questo ovviamente vi ricordo che abbiamo un canale Telegram, quindi se volete acquistare dei prodotti in sconto vi lascio il link qui sotto in descrizione. E vi lascio anche il nostro sito Improve Your Stream con tantissimi servizi in ambito streaming. Noi ci vediamo al prossimo video, buona streaming a tutti!